Oggi voglio parlare delle regole fondamentali sulla composizione fotografica, regole che ho messo nel mio libro, il nuovo manuale di fotografia analogica. A dir vero, questo che vedete è un'edizione su carta di alta qualità e le fotografie che erano originariamente a colori, nel file del libro sono state riprodotte a colori anche su questo libro qua. Diciamo che per poter pubblicare questo libro mi sono scontrato con gli algoritmi e l'intelligenza artificiale di Amazon perché volevo migliorare la qualità dei libri che già pubblicati, ma Amazon ha detto che non è possibile. Allora ho pensato di farne un altro col mio pseudonimo, il fotografo venuto dal passato, ma Amazon mi ha detto che non è possibile perché il lettore si confonderebbe quando già li ha pubblicati. Allora cosa ho fatto? Poiché queste intelligenze artificiali sono quello che sono. Ho pubblicato questo libro con uno pseudonimo che si chiama Le Photographe d'Autrefois, il fotografo di altri tempi, avuto dal passato, scrivendo però sulla copertina all'interno del libro il nome dell'autore del vero pseudonimo. E gli algoritmi e le intelligenze artificiali di Amazon questa volta non hanno avanzato alcuna obiezione. Questo qua è una copia dove ci sono alcune fotografie a colori, dico alcune perché il libro nasce in bianco e nero, e con carta di alta qualità. L'ho fatto, diciamo, tanto per farlo perché i costi sono schizzati alle stelle, tant'è vero che questo costa 40,50 euro rispetto a quello tradizionale che sarebbe questo qua che vedete, che invece costa 20-22 euro, questo è il prezzo. Quindi l'ho fatta, insomma, perché volevo fare una copia con una stampa migliore, però il prezzo è salito. Che dirvi, questo non è un libro di fotografie, è un libro soprattutto di testi, quindi per me va bene quell'altra edizione, però c'è anche questa. Questa qua però mi serve in particolare per illustrare le regole fondamentali che riguardano la composizione fotografica. Vedrete che muoverò lo zoom, il leggio, sono cose diciamo inevitabili per farvi vedere. In realtà questa parte sulla composizione fotografica originariamente non c'era sul libro, poi vi dirò perché sostanzialmente. Poi ho deciso, vabbè, mettiamola, queste regole fondamentali sulla composizione fotografica. E quindi si parte proprio da queste regole fondamentali. Cominciamo con l'inclinazione, se mettere l'immagine, la fotografia in verticale oppure in orizzontale. Ovviamente, avendo una macchina a formato quadrato, questo problema non si pone, ma poiché la stragrande maggioranza delle fotocamere hanno il formato rettangolare, come lo mettiamo questo rettangolo? In orizzontale oppure in verticale? Allora, partiamo dal rettangolo classico in orizzontale, che ormai usano tutti, perché poi su internet vanno meglio le fotografie pubblicate in orizzontale, anche se sugli smartphone sono meglio quelle pubblicate in verticale. Bene, quando abbiamo il formato rettangolare, vedete, praticamente lo sguardo si muove fra i due lati minori del rettangolo, a questo movimento, praticamente così. E quindi questo formato, che è il formato rettangolare, diciamo è molto usato per le fotografie di paesaggio. E infatti vi faccio vedere questo classico paesaggio napoletano e vedete che il formato è rettangolare. Quasi tutti i quadri di paesaggio hanno un formato, come vedete, rettangolare, però il rettangolo è in orizzontale e non in verticale, proprio perché lo sguardo fa questo movimento, diciamo che scansiona lo spazio avanti e indietro nel rettangolo posto in maniera orizzontale. Partiamo poi da quest'altro rettangolo vuoto, che però è posto in verticale. Bene, cosa vediamo qui? Beh, vediamo che qui lo sguardo fa poco questo movimento, ma fa soprattutto questo movimento, cioè scansiona normalmente dal basso verso l'alto. Questo è il movimento che fa lo sguardo nel rettangolo che è posto in verticale e non in orizzontale. Tant'è vero che questo sistema,
è molto usato proprio per far muovere lo sguardo in questa direzione. Per esempio, possiamo vedere questo quadro di Carlo Gustavo De Caro del 1829, questo qua, vedete, dove lo sguardo funziona sostanzialmente in questo modo. Va verso l'alto, il pittore spinge lo sguardo verso l'alto. Ma questo spiega come mai per le pale di altare, i quadri religiosi, sono quasi sempre in verticale. Vedete, questo è Giovanni Battista di Leonardo da Vinci. Oh, tutte queste foto sono di libero uso, questi quadri e via dicendo. Ovviamente mi formo sempre prima di poterli pubblicare. E qua chiaramente, tanto più che poi c'è la mano col dito che spinge verso l'alto, il formato doveva essere per forza quello rettangolare, come vedete. Quindi il formato rettangolare spinge lo sguardo verso l'alto, posto in verticale, spinge lo sguardo verso l'alto. E si può vedere anche in questo disegno, vi dico esattamente che cos'è, è una stampa dello Stradano del 1587 su un inferno di Dante. Anche qui vediamo che lo sguardo dovrebbe tendere verso l'alto, ma che ha fatto lo Stradano? Ha praticamente tutte queste sono ceneri, le pene infernali probabilmente, che cadono sui dannati che stanno all'inferno, ma sono una serie di frecce che scendono verso il basso. E quindi in questa situazione lo sguardo è più costretto a muoversi dall'alto verso il basso piuttosto che dal basso verso l'alto. Questa è una cosa che sfrutto pure io nelle mie fotografie. Vedete, in questo caso qua, tutta la tensione, questa è una mia fotografia, tutta la tensione è spinta verso l'alto. E in questo caso qua, in un punto praticamente nodale dell'immagine stessa. Quindi sostanzialmente abbiamo il formato rettangolare che può essere orizzontale o verticale. Lo sguardo si muove diversamente se scegliete il rettangolo posto in orizzontale oppure il rettangolo posto in verticale. Un'altra cosa importantissima per quanto riguarda il formato rettangolare riguarda proprio i ritratti. I ritratti, la stragrande maggioranza degli artisti, se non tutti, quando dipingevano un ritratto usano il formato verticale rettangolare. Questo infatti è il ritratto di un uomo di Antonello da Messina, bellissimo. E vedete, i ritratti sono praticamente tutti, se non quasi tutti, in verticale. C'è una conoscente che era insegnante di storia dell'arte al liceo e non sapeva questa cosa. Non sapevo questa cosa, che i ritratti vanno fatti in verticale, anche dal punto di vista fotografico, i ritratti normalmente vanno fatti in verticale e non in orizzontale. Bene, questo è per quanto riguarda il formato rettangolare. Fra un attimo passiamo al formato quadrato. Passiamo adesso al formato quadrato, che rispetto al formato rettangolare, che sia orizzontale o verticale, è molto molto stabile. Nel formato quadrato abbiamo una situazione diversa dello sguardo, perché lo sguardo tende a andare verso il centro, si muove come una spirale, e tende ad andare verso il centro del quadrato stesso. Quindi si è spinti al centro del quadrato. Qua abbiamo un quadro di Paolo Veronese del 1575, L'infedeltà. Ora qua lo sguardo tende verso questo centro qua dell'immagine. Ovviamente la cosa è stata sfruttata da Paolo Veronese. E qua abbiamo una bellissima fotografia della Cameron, che praticamente, come vedete, è il cerchio prodotto dall'obiettivo, perché gli obiettivi, le immagini sulla pellicola, anche sui sensori, non le fanno quadrate, le fanno tonde. E poi c'è uno spazio che sostanzialmente viene sprecato. Ora, in realtà, questo si inserisce, il tondo, il cerchio, si inserisce perfettamente, come potete vedere, in un formato quadrato. E questa fotografia, a parte che è un capolavoro, vedete come lo sguardo tende ad andare
muoversi così ed andare sulla ragazza e al centro. Quindi il formato quadrato è quello che dà il massimo della stabilità all'immagine e concentra lo sguardo sul centro dell'immagine stessa. Il formato quadrato poi è quello che sfrutta meglio il cerchio prodotto dall'obiettivo. Su questo non c'è niente da fare. Certo, dipende pure da che cosa ci metti nel quadrato. In questa mia fotografia che vedete qua, è vero che il formato è quadrato, ma l'immagine alla fine non è proprio molto molto stabile, perché gli elementi che la compongono, questo è un super grandangolare 30 mm dello Zodiac della Kiev 60, in realtà scompaginano un po' la stabilità del quadrato. Quindi è vero, il quadrato effettivamente rende grande stabilità all'immagine, però è molto importante anche quello che ci metti dentro. Le cose però del quadrato cambiano completamente quando dal quadrato passiamo al rombo, perché il rombo, che è un quadrato che viene fatto ruotare sostanzialmente, dà immagine molto stabile, crea un'immagine molto instabile. E infatti potete vedere questa fotografia dove c'è un rombo, l'inquadratura è stata fatta in modo da far venire un rombo, e vedete che l'immagine in realtà è molto molto instabile e non stabile come il quadrato. Quindi questo può essere usato, anche questa situazione qua. Bene, fra un attimo vedremo un altro punto essenziale della composizione, dove far passare la linea d'orizzonte. Allora, un punto essenziale di tutte le fotografie è di dove far passare la linea dell'orizzonte. Una divisione dell'orizzonte può essere orizzonte che non è detto che sia solamente quello marino, può essere anche quello terrestre, dove viene fatta passare esattamente al centro del rettangolo che compone la fotografia. Ora, molti dicono che far passare la linea dell'orizzonte al centro è un errore, ma qui errori veri nella fotografia perlomeno non ci stanno. Perché? Perché dipende da quello che vuole fare il fotografo. Far passare la linea dell'orizzonte al centro dà molta stabilità all'immagine, che quindi dà un senso di pace, va? Se si può dire così, all'immagine stessa. Ora potete vedere questa fotografia dove io ho fatto passare la linea dell'orizzonte, anche se è un rettangolo posto in verticale, perfettamente al centro. Ed effettivamente questa immagine è molto stabile proprio perché la linea dell'orizzonte passa perfettamente al centro. Questa non è una fotografia di per sé sbagliata. Se voglio dare un senso di pace, di serenità a queste cose qua, allora faccio passare la linea dell'orizzonte esattamente al centro. Anche in questa, come vedete, anche se ci sono più elementi di questa immagine, comunque la linea dell'orizzonte che passa al centro dà una maggiore stabilità all'immagine stessa. Ma la linea orizzonte può essere fatta passare anche verso il basso. Qua metti molto in evidenza il cielo rispetto alla terra e l'immagine, diciamo, è meno stabile, meno pacifica, se si può dire così, rispetto all'altra. In questo caso qua abbiamo un quadro di Van Wiesedel del 1650, quindi deve essere olandese, dove si vede chiaramente che lui, questo è qua, si chiama La Tempesta, la linea dell'orizzonte l'ha fatta passare molto in basso, proprio per mettere in evidenza la drammaticità della scena stessa. Ma la linea dell'orizzonte può anche essere messa molto in alto, e possiamo vedere in questa fotografia, che sicuramente è meno stabile di quella, scusate, che abbiamo visto qua, dove la linea dell'orizzonte è fatta passare esattamente al centro. Ecco qua. Quindi per rendere meno stabile l'immagine, diciamo anche più drammatica, ovviamente dipende pure dal soggetto, però la linea dell'orizzonte viene fatta passare molto in alto. Come vi ho detto, per quanto riguarda la linea dell'orizzonte, non è assolutamente detto che debba essere per forza l'orizzonte marino, e anche l'orizzonte terrestre. Vediamo quest'altra fotografia. Questa è una fotografia di questa è una stampa di Giacinto Gigante e 1861, anzi un acquerello di Giacinto Gigante del 1861 che rappresenta la Via dei Sepolcri a Pompei. Bene,
Come vedete, la linea dell'orizzonte è fatta passare molto in alto, in questo caso qua, e questo è un orizzonte terrestre, non è un orizzonte marino. Altra cosa, la questione della divisione dello spazio. Lo spazio può essere diviso in rettangoli, per quanto riguarda l'inquadratura. Possono essere rettangoli uguali, ma anche rettangoli diseguali, come vedete qua, qui e qui. E questo serve a mettere più in evidenza certi elementi della fotografia. Guardate questa fotografia che ho fatto qua, dove chiaramente la divisione è in rettangoli diseguali. Quindi si può decidere di dividere lo spazio fotografico dell'inquadratura in questo modo. Ovviamente sto dicendo le cose fondamentali, non tutte le cose possibili e immaginabili. Poi abbiamo la questione della sezione aurea, cioè le linee di forza che compongono l'immagine, e l'immagine avrà un maggior risalto se si trova l'immagine fondamentale, voglio dire il soggetto principale della fotografia, si trova su uno di questi punti di intersezione di queste linee. Questa fotografia che ho fatto io, che forse Amazon avrebbe dovuto pubblicare un po' più chiara, sostanzialmente è una fotografia che geometricamente è abbastanza sofisticata, con le linee, vedete, tutto porta verso qua e verso la luce solare che sta qui. E ovviamente si possono sfruttare queste nozioni per fare fotografie come questa. Ora però una considerazione è necessaria farla per quanto riguarda le regole della composizione. Queste regole della composizione sono regole che derivano dalla pittura, evidentemente, ma la pittura e la fotografia sono cugine, sono parenti molto lontane in realtà, non sono, sono molto diverse fra di loro, perché la pittura, il pittore quando dipinge un quadro ci mette giorni, mesi, a volte anni, quindi ha tutto il tempo di riflettere su quello che vuole fare. E poi la pittura dà un'illusione della realtà. Pure un ritratto fatto da un famoso pittore che fa venire la modella, che ne so, per un mese, è quella che vede lui alla fine, non è la realtà di quella persona, come non è la realtà di un paesaggio. Con la fotografia cambia tutto, perché la fotografia, per fare una fotografia non ci vogliono giorni, mesi, anni, ma ci vuole una frazione di secondo. E il fotografo in quel momento non è che può mettersi a considerare tutte le situazioni che stanno capitando, dove metto questo, dove metto quell'altro e via dicendo, perché mentre fa tutti questi pensieri, a meno che non fa una natura morta, la scena è cambiata. La fotografia rappresenta la realtà, la pittura no, è proprio una finzione di realtà, una vera finzione della realtà. La fotografia no, non è una finzione della realtà, certo non può rappresentare la realtà esattamente com'è, perché questo forse non è possibile, ma dà una buona idea di quello che è la realtà. E quindi il fotografo, quando usa le regole della composizione, non può muoversi come il pittore, evidentemente, che ha tutto il tempo che vuole per piazzare gli elementi dove vuole e magari spesso anche spostarli, intervenirci successivamente coprendo quello che aveva fatto. Quindi io questa parte non l'avevo messa, perché le regole della composizione di per sé, lo dico che non servono a niente in fotografia, però è proprio lo strumento che non permette tutta questa concentrazione sulle regole della composizione. Ma nonostante questo, spesso si fanno delle fotografie che sono molto ben composte. E questo com'è possibile? Perché il fotografo ha un allenamento diverso. In un attimo, veramente in un attimo, perché la scena spesso cambia di continuo, coglie la composizione. E in quel momento scatta la fotografia. E questa è una questione di allenamento mentale, e nasce anche dal fatto, non solo dallo scattare tante fotografie, ma anche di aver visto tantissimi altri fotografi bravi che hanno fotografato scene anche loro prese in una frazione di secondo. Quindi questa regola della composizione va bene, ci stanno, sono regole fondamentali, stiamo dicendo.
Ma sono regole che sfruttano più i pittori che i fotografi, che non hanno tutto questo tempo per riflettere. E poi diciamo la verità, dipende da quello che uno vuole fare. Le regole della composizione sì, ma se uno le segue alla lettera, poi le fotografie che farà saranno stucchevoli, scontate, non hanno niente di personale. Quindi queste regole sì, vanno bene, ma non sono regole divine. Ognuno, per la sua creatività, può tranquillamente ignorarle e tirar fuori anche delle belle fotografie. Ecco, proprio per questo motivo qua, io non avevo messo questa parte nella primissima edizione di questo libro. Secondo me, quello che serve veramente per fare buone fotografie è prima di tutto conoscere la tecnica fotografica, se no sarà solo una questione di fortuna. La seconda cosa è avere un occhio allenato per cogliere in quella frazione di secondo di realtà una buona fotografia. E questa deriva solo dalla cultura personale, dall'aver visto tante altre fotografie e dalla propria sensibilità.